Ho costruito una base militare super sicura, piena di bombe su Teardown, che useremo per difenderci dall'attacco degli animatronics di FNAF, sia normali che giganti. A una certa è apparso anche il fantasma del bambino che piange, che sicuramente conoscerete, insieme a dei nuovi animatronics segreti che sinceramente non avevo mai visto, soprattutto l'ultimo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! La missione di oggi qui su Teardown è quella di costruire una base gigantesca che dovremo difendere dall'attacco degli animatronics, compresi dei nuovissimi animatronics segreti che non avevo mai visto. Allora direi di fare una specie di torre, sì, la voglio fare verso l'alto, tipo le postazioni dei cecchini, quindi la facciamo così, facciamo una base, poi la recintiamo, anzi direi di cominciare a mettere la base della recinzione, la recinteremo così, faremo dei muri che servono per difendere la recinzione, quindi sarà il recinto del recinto. Sì, però la domanda è: ma dov'è il mio cane? Perché non capisco come faccia a perdersi in un mondo super piatto. Già l'altra volta che dovevamo difenderci dal golem di Redstone non c'era. Devo fare sempre tutto io. Starà sicuramente in palestra quel maledetto. Guardate, la recinzione prende vita. Poi ci facciamo dei piccoli scudi di cobblestone. Non mi ricordavo il nome della cobblestone perché non gioco a Minecraft da tipo un mese, ma questi sono dettagli. Ok, questi sono dei piccoli muri che poi andremo a rinforzare, ovviamente con la bedrock, nel caso ci fossero problemi. Nel caso non ci fossero problemi, beh, non useremo la bedrock, ma useremo qualcosa di meno forte della bedrock. Ma perché non è simmetrico? Aspetta. Ah no, perché semplicemente... Vabbè, non era troppo simmetrico, ma questi sono dettagli. Tanto poi dobbiamo chiudere tutto, quindi non si noterà. Io odio le cose non simmetriche. Guarda qua, guarda qua, ha già preso forma e la sto inventando al momento. Sono un builder professionista di Minecraft. Poi però vado su Minecraft e non so costruire neanche una casa. Almeno Teardown è leggermente più avvantaggiato perché c'è la fisica e ci sono tante cose carine. Anche se in questo momento la fisica non c'è, quindi faccio semplicemente cacare e basta su Minecraft. Ma qui abbiamo le armi, qui possiamo distruggere tutto. Ok, stavo switchando ad un'arma, ma l'arma non ce l'avevo e ho preso un blocco. Certo, posso picchiare i personaggi di FNAF con un blocco. Allora qui dobbiamo capire anche come arrivare in cima. Allora farei di questa altezza, considerando che alla fine gli animatronics di FNAF ci attaccheranno tutti insieme contemporaneamente, direi di farla il più alta possibile. Ok, vediamo da questa posizione se io ci vado a fare il pavimento tutto qui da questa parte. Sì, dove l'ho piazzato il blocco ci vado a fare. E basta, mi sembra leggermente eccessivo. Allora aspetta, devo capire, il pavimento si ferma qui? No, ma sto facendo il... no, ok, è giusto. Ragazzi, ve l'ho detto che su Minecraft a costruire faccio cacare. Sembra una build battle contro me stesso. Ok, questa sarà la pavimentazione. Devo farla arrivare... Aspetta, non riesco. Ok, dovrebbe arrivare fin qui. Perfetto, che bello creare le basi che poi verranno distrutte e disintegrate, probabilmente da me stesso. Ma questi sono dettagli. Allora, finiamo di chiudere tutto qui. Poi, ovviamente, la cima la allarghiamo per poter permettere una mira migliore contro gli animatronics. Li faremo saltare in aria. Sì, il problema è che quelli segreti che andremo a vedere oggi, che non ho ancora mai visto, so solo che ci sono degli animatronics segreti, il che mi spaventa un po'. Non so cosa facciano, probabilmente potrebbero essere giganti, potrebbero sparare bombe nucleari o potrebbero camminare e basta, e noi spareremo nel cervello. Per quanto gli animatronics non credo abbiano un cervello ma solo tanti circuiti, sarà molto molto divertente. Ok, stiamo raggiungendo la fine, per fortuna non devo farci le scale perché tanto non le useremo. Nel dubbio lì dentro ci mettiamo degli esplosivi e facciamo saltare in aria tutto. Ok, abbiamo sì, guarda dove mi ha messo il blocco. Guarda là, perfetto. Questo è chiuso, questo anche lo chiudiamo. E adesso facciamo la base della nostra postazione di spionaggio, che tanto spionaggio non è perché li vediamo a prescindere, loro vedono noi. Però almeno abbiamo una visuale ottima per sparare. Spareremo qualsiasi cosa. Vi piace come sto buildando questa base da cecchino? Oh,
sì. Il bello è che mi sa che non ho neanche il cecchino. Allora la facciamo più ampia di un altro blocco. Ok, poi la chiudiamo, lasciamo degli spiragli, anche perché loro non possono salire, perché non ho fatto le scale. Sono completamente pazzo. Ok, qui ne facciamo uno verso l'alto. Guarda, guarda, è precisamente una postazione da cecchino. Poi questa la facciamo anche verso l'alto. Ok, questo lo allunghiamo, perché dovrà essere una postazione così. Guardate, qui dobbiamo avere lo spiraglio per sparare. Perfetto, che figata. Guardate, qui abbiamo lo spiraglio per sparare e anche per saltare sul cubo. Non posso saltare sul cubo, quindi questo non sarà chiuso. Ok, questo sarà più corto. Perfetto, questo è anche un lavoro di alta ingegneria. Questo lo possiamo togliere. Oddio, lo lasciamo aperto? No, no, dai, lo chiudiamo. Perfetto, quindi questo va rimosso. Questo va continuato il ponte in questa maniera. Ok, ragazzi, sta prendendo forma. Ragazzi, sta prendendo forma e la cosa mi piace tantissimo. Continuiamo il ponte, poi chiudiamo tutto. Anche perché lo sto facendo di uno più alto, così almeno se saltiamo non sbattiamo la testa e ci spacchiamo il cranio. Ci spaccheremo sicuramente qualcos'altro, ma almeno non il cranio. Ok, guarda qua che bella, raga, ma è stupenda. Perfetto, l'andiamo a chiudere. Però io l'andrei a chiudere con il vetro, così almeno passa la luce. Filtra la luce dall'alto. Sembra quasi bello. Scusate, ogni tanto mi parte il momento rap poggo doggo. Rap poggo, e sia rap poggo che rap poggo, perché io sono il re di non so che cosa, probabilmente degli imbecilli, ma sono comunque il re. O comunque anche essere il re degli imbecilli è comunque essere il re di qualcosa. Non trovate, ragazzi? Guardate che bello. Sembra Minecraft RTX, ma con i personaggi di FNAF. Perfetto. Allora direi di fare una piccola piattaforma. Come la possiamo fare la piattaforma? Non ci sono le slab da qualche parte? Sì, ci sono le slab, e le mettiamo esattamente qui, per fare una piccola piattaforma che ci permetta di girare tutto intorno alla torre, per avere una visuale ancora migliore. Una misuale, non so cosa sia una misuale, ossia la mia visuale diventa una misuale. Giusto, no ragazzi? Sto per impazzire. Oh, guarda qua, guarda qua che torre. Ok, finiamo di sistemare questo, ci mettiamo un po' di piante, giusto per abbellire la situazione. Ovviamente ognuna di questa zona avrà una torcia. Mai dire mai, si fa notte. Nel dubbio siamo illuminati e vediamo gli animatronics, perché ci manca solo che arrivano gli animatronics, ci distruggono e moriamo. Poi vediamo che cosa possiamo usare per chiudere tra la stone. Allora, un minerale deep slate brick. Usiamo dei deep... Sbagliato tutto. Usiamo dei deep slate e ci mettiamo sopra una torcia. Perfetto. Questa roba è bellissima. Guarda, guarda, sta prendendo forma, ragazzi. Sta prendendo forma, è bellissima. Anche se questo lo farei così, cioè farei tutti gli angoli uguali. Qui però non mi trovo più. Ah, dai. Oh, no. Ok, aspetta, forse posso... No, ragazzi, impazzisco. No, ragazzi, va bene, dai, lo lasceremo asimmetrico, perché a noi piace così. Diremo che è per proteggere meglio la zona. Questo però è giusto. Anche questo però è giusto. Ma perché l'ho fatta tutta asimmetrica? Ma che schifo. Oh, mi ha rotto un cancello. Vabbè, non fa niente. Intanto, finché arrivano i cancelli, buonanotte. Ok, riempiamo tutta questa zona di deep slate. È la deep slate? Sì, deep, vabbè, quello. Dobbiamo riempire tutto, perché loro non passeranno mai. Non riusciranno mai a passare. Dammi le torce. Fantastico. Le torce gliele piazziamo tutte qua sopra, così almeno abbiamo una specie di mini faro. Poi faro non è, scusa, piccola torcia, ti ho piazzato nella posizione sbagliata. Abbiamo una lampada portatile base militare che ci avvertirà quando arriveranno gli animatronics. Vabbè che in questo momento è giorno, quindi li vedremo a prescindere. Guarda qua, facciamo anche un fossato. Che ci possiamo mettere nel fossato? Possiamo metterci qualcosa nel fossato? Se io metto i cristalli, no? Ok, però i cristalli fa abbastanza schifo come li piazza. Non mi piacciono i cristalli. Scusate la piccola domanda, ma la TNT, cioè, funziona se io la accendo con questa? Oh, ma... Ok, funziona! Riempiamo tutto di TNT! No, no, non posso spaccare, va bene, ce la metteremo sopra. Ragazzi, questa sarà la mossa finale per far esplodere tutti gli animatronics nel caso ci entrino in casa. Cado giù, accendo tutto e mi faccio saltare in aria con gli animatronics. Non mi interessa, io vincerò a prescindere. Ah, sì, li porterò con me! Li porterò con me, con la mia base militare. Ci siamo quasi, è quasi pronta e io non vedo l'ora di affrontarli. Oh, guarda qua che base militare!
mare. Questa è la base più bella che io abbia mai costruito. Certo, un po' asimmetrica in alcuni punti, ma ehi, non è troppo un problema, più o meno. Per il mio cervello sì. Ok, è il momento di prendere le armi. Che cosa sta succedendo? Come ho fatto a ritrovarmi sul vetro? Scusate, vedete perché ho messo questi? Ok, adesso abbiamo le armi, abbiamo la revolver, abbiamo in realtà abbiamo tante armi. Scusa, ma posso... Ho appena disintegrato un blocco. Va bene, qui a quanto pare non ci possiamo stare. C'è un cecchino? Ok, ho l'AVM. Oh, fantastico! Venite, fatevi sotto. Guardate che precisione millimetrica. Sono curioso di vedere una cosa. Se io piazzo una TNT qui, e la faccio saltare in aria. Fammi vedere un po'. Sto sbagliando tutto. Che testo è? Aiuto, qui, ok, perfetto. Se io uso l'AVM, esplode subito. Quindi basta che faccio così e faccio saltare in aria qualsiasi cosa della base. Ok, animatronics, è arrivato il momento di farvi sotto. Venite, dai che voglio vedere anche quelli segreti. Dove siete? Devo perlustrare tutta la zona per vedere se effettivamente sta arrivando qualcuno. No, perché qui è tutto sfasciato? Perché ci sono degli animatronics conficcati nel terreno e ci sono dei Whitehead Bonnie? Però mi sa che non mi hanno visto. Però non si fanno nulla. Ok, proverò a scendere qui. Vediamo se mi vedono. Che non mi ha... Ma... Raga... No. Scherzavo. Oh, che schifo. Questo è lo scheletro. Morite. Per favore, lasciatemi in pace. Ok. Uno è andato. No, mi sa che uno non è andato. Ma se io mi mettessi qui, dite che riescono a spaccare, non riescono ad entrare nella base. Sfigati. Che c'è? Non riuscite ad entrare nella base. Non si può neanche distruggere. Aspetta, guarda che quello... Non ci posso credere. Me l'ha mezza distrutta. Raga, mi sta entrando nella base. Me l'ha mezza distrutta. Muori, infame, non potete entrare nella mia base. No. Quanti colpi ci vogliono? Questa non funziona mai. Abbiamo l'Everything Revolver. Vediamo che cosa possiamo metterci. Acqua, non penso. Palle di cannone. Vai, palle di cannone, proviamo, vai. Oh, l'ho preso pieno. Sì, ma mi sto sfasciando anche la base. Muori. L'avevo detto che me la sarei rotta da solo. Che altro possiamo usare? Aspetta. Abbiamo. No. Aia. Cos'è sta roba? Ma che cacata è sta cosa? Muori. Dai, è diventato pelato. Non aveva neanche più le orecchie. Ma poi perché sono apparsi degli altri Bonnie? Questo è un altro Whitehead Bonnie. Questo anche. Ok, ho posto fine alle loro sofferenze. Tu che stai facendo? Ma questa roba l'ho fatta io. Ok, ragazzi, la base me l'hanno leggermente sfasciata. Però ve l'avevo detto che la Deep Slate avrebbe retto un altro po'. Senti, madonna, gli ho fatto una body slam con sto fucile. Stai molto calmo. Io ti guido. E ecco a voi la Whitehead Bonnie motocicletta. Guarda come drifta. Guarda. Aspetta, voglio schiantarmi. Aspetta, piano. Mi schianto. No. Ragazzi, ci stiamo allontanando. Aspetta, ferma, vieni qua. Cos'è sta cosa che ho in mano? Io sono... Ragazzi, questa dovrebbe essere la physics gun. Perché c'è un rettangolo giallo? Ho rotto completamente Teardown. Che è sta schifezza? Ho creato anche questa mini base operativa perché hanno deciso di attaccarmi tutti insieme. Che c'è? Non possono passare. Non possono... Aspetta, ma possono passare o non possono passare? Ma guarda che infami! Se sto dentro non mi prendono. Guardali. Aspetta. No, ragazzi. Hanno dato fuoco alle fence. No, questo potrebbe essere un problema. Se le fence si sciolgono... No. Guarda, hanno fatto... Sciogliere le fence. No, per favore, hanno fatto sciogliere le fence. State buoni. Via. Le hanno fatte sciogliere per entrare. Perché avete visto che all'inizio non stavano entrando? Ma guarda te, questa è scarica. Dai, bazookata! Non ci sono fatti niente. Posso scioglierti? No, ho sciolto un pezzo della mia casa. Sciolgo cica. Guarda che bella soddisfazione. Questo potrebbe essere un problema. Anzi no, aspetta. Vai, gli cancello tutte le zone dove possono camminare. Vai. Sì, sono un genio. Che spavento. Allora, fammi vedere se ho altre armi. Ho il distruttore. 3, 2, 1. Aspetta, Freddy, che vado un attimo da Bonnie. Aspetta, stai qua. 3, 2, 1. Pow! Non esiste più Bonnie. Qui è pieno di coltelli, ma Bonnie credo che sia saltata in aria. Allora, il problema è che vorrei usare il Davy Crockett. Però mi sembra leggermente eccessivo. No, ho sbagliato, l'ho fatto sulla mia base.
È saltata in aria la base e sono state attivate anche le TNT sotto. Però per fortuna non so come è ancora in piedi. Cioè praticamente si regge su questo pilastro e su questo. Cioè se io spacco questi due pilastri mi crolla la base. Ecco dove era Bonnie. Ma che fine avevi fatto? Esplodi, 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 esplodi. Dov'è quell'altro infame? Tu, vieni con me. Ma effettivamente la physics gun non può... Ah, posso usarla? Ma la physics gun è diventata un blocco giallo. Toh, infame, vai giù. Io ho paura che avendo ucciso Freddy, non è che adesso arriva il Freddy gigante. Io però volevo vedere gli animatronics segreti. Scusa, ma qua sopra posso ancora fare qualcosa? Oh ragazzi, qua sopra è rimasto tutto intatto. Ma che figata. Ho ricostruito al volo tutta la base. Anche perché come pensavo abbiamo un piccolissimo problemino. Aspetta, mi è venuta un'idea. Allora, appena si avvicina gli sparo alle gambe. Ok, gli ho sparato alle gambe. Fai esplodere le TNT. No, no, Freddy, Freddy, con calma. Le TNT, vai, vai, fai esplodere le TNT, stanno esplodendo. È andato? Ok, ragazzi, ha funzionato. Non ha più una gamba e non ha funzionato. Maledetto, stupido Freddy, ti cancello gli occhi, ti cancello la faccia. È ancora vivo. Allora, abbiamo il water cannon. Che cosa, cos'è? Lo sto innaffiando per farlo diventare più grande e forte? No, allora proviamo, non lo so, il martello di Toa. Ok, diciamo che l'ho smontato completamente. Aspetta. Oddio, me lo sono lanciato. Questa cosa è... è la roba più bella che io abbia mai visto. Dammi la gamba, Freddy. Guarda, tu fai così e poi la chiami. No, aspetta. Prendi la gamba e poi la richiami. No, non funziona. Perfetto. Ragazzi, cosa sarebbe questo? Fa parte degli animatronics segreti. Questo dovrebbe essere Spring Bonnie o è Springtrap? Sì, ma la vera domanda è cos'è sta roba? Ragazzi, io sono leggermente confuso. Cosa dovrebbe essere questa animatronics? Per favore, stai in piedi. Per favore, devi stare in piedi perché ti devo analizzare. Sì, stai in piedi. Oh no, è diventato un fidget spinner. Guarda che brutto. Io non so minimamente da dove sia uscita questa bestia. Qualcuno sa dirmi chi è? O è effettivamente uno di quegli animatronics che non esistono? Aspetta un secondo. Ok, devo fare fuori questi. Aveva la stessa faccia. Spring Bonnie aveva la stessa faccia di questo. Qua ha preso fuoco qualsiasi cosa, quindi dobbiamo ammazzarli in pe... Ok, credo che lui sia morto. Era una specie di fantasma. E tu? Che cosa sei? Va bene, ragazzi, mi è venuta in mente un'idea. Adesso prendiamo l'animatronics segreto e lo facciamo esplodere con la bomba atomica che dovrei avere esattamente qui. È stato un piacere, base segreta. Oh, oh, sta crollando! Sta crollando con tutto l'animatronics! Che figata! Sì, sta crollando anche il mio cervello insieme al mio PC. Sta andando in ebollizione come la base. Oh, vedo che lì è rimasta solo la testa. Non so se la vedete, la testa viola nel fumo lì in alto. Però tutto il resto, devo dire che è esploso. Ha funzionato, abbiamo distrutto la base. Abbiamo distrutto tutti gli animatronics, compresi quelli segreti. Beh, che dire, al prossimo video. Che però mi sta dando fastidio questa testa. Aspetta che laggando ci posso arrivare. Maledetta testa. Aspetta, ci sono quasi. Mi serve la physics gun, ok. Ce l'ho, clicca sulla testa. Clicca sulla testa. Dai, devi cadere, cadi giù. Cadi, maledetta stupida testa. Vediamo con questo se funziona. Vai, spara la testa. Sì, l'ho distrutta. Perfetto, missione compiuta.